Incredibile, bella questa, prima trota 2022, che bello. Ovviamente posso lanciare solo con la pizzicata. Tutti ragazzi, eccoci qui nella prima pescata del 2022, nella mia prima pescata del 2022. Purtroppo, come avete potuto notare sul canale, sono stato assente per molto. Il finale del 2021, cioè la seconda metà del 2021 e l'inizio del 2022 sono stati un po' travagliati, più che altro a livello personale, perché ho cambiato casa, ho cambiato paese, città, e quindi sono stato un po' incasinato. E a tutto questo si sono aggiunti dei problemi personali e non sono riuscito assolutamente a dedicare tempo alla pesca e al canale. Ora però si è stabilizzato tutto, quindi riprendo con la normale pubblicazione dei video, riprendo con il canale a regime ed oggi sono effettivamente, come vi dicevo, nella mia prima pescata del 2022. Sono veramente emozionato. Come vedete il tempo non è dei migliori, è piovigina, ma sappiamo bene che se piovigina a trote è ancora meglio, quindi speriamo che la mia prima pescata 2022 mi porti qualche gioia e speriamo soprattutto che non arrivi il temporale, perché se iniziano tuoni e lampi con una canna in carbonio in mano, diciamo che non è la cosa migliore. Adesso riscendo un po' il torrente e ci vediamo quando arriva in fondo. Vi volevo inoltre ringraziare per tutti i commenti, le visualizzazioni, le interazioni che ha avuto il canale in questo mio praticamente anno di assenza, e vi prometto che vi ripagherò cercando di fare più video possibili. Oggi cercherò di fare un po' di selezione con innescato il solito gulp della Berkley, colorazione natural, praticamente introvabile in questa misura, in questa lunghezza del verme. Io per fortuna avevo ancora una confezione di gulp, di questi gulp dall'anno scorso. Vi lascio comunque quasi tutta l'attrezzatura che uso qui sotto in descrizione, se volete informare o saperne di più sull'attrezzatura da me usata. In teoria condizioni ideali per la pesca a trota. Ce n'abbiamo una, non grossa, ma comunque carina. L'abbiamo presa sulla pancia, non so come sia possibile sulla pancia. Cerchiamo di farle il meno male possibile. Ok, guardate che spettacolo, bellissimo. L'ho detto che le condizioni erano ideali, prima trota 2022, che bello. Dovrebbe mai pescare da sopra, ma io ci provo in ogni caso. Lì c'era qualcosa, non so se si è visto dal video, ma proprio per questo motivo non bisognerebbe mai pescare dall'alto verso il basso, molto semplicemente perché le trote vi vedono, le trote cacciano o comunque stanno con la testa rivolta verso monte, controcorrente, e quindi se voi ovviamente pescate da sopra è molto più facile che vi vedano, come in questo caso. Qui mi ricordo che l'anno scorso ci ho preso una bella trota, quindi al posto che pescarci da sopra come ho fatto prima, conviene cercare, senza ammazzarsi, di fare il giro lungo dal bosco e vediamo un attimo di arrivare qui. Vediamo se riusciamo a prendere la stessa trota dell'anno scorso. Nessuna mangiata. Mi raccomando, se quando scendete / risalite un fiume, vedete
queste concrezioni calcaree bianchicce e giallognole, è meglio mettere i piedi sul calcare perché rende la roccia molto più porosa ed è molto più facile non scivolare rispetto alla roccia bagnata come questa. Nel laghetto lì davanti a me, quello bello grosso, purtroppo ci sono tante trote, ma tutte piccole. Ho avvertito tante tocche, ma purtroppo con l'amo e col verme che abbiamo non possono. Vediamo se siamo un po' fortunati. Continuano a ridarci, ma molto difficile che ci rimanga. Posso provare con un'altra tecnica, cambiando esca. Vediamo se li indovino. Provando a mettere un cucchiaino, uno spoon da laghetto, che a volte mi ha svoltato la giornata. Posso provare a mettere questo arancione, che dà molto contrasto, e amo senza ardiglione, quindi se sono piccoli rischiamo anche di fargli veramente poco male, e vediamo se funziona. Ne vale la pena ritentare. E adesso c'è rimasta. Non uso neanche il guadino. E voilà, guardate, l'amata perfetta. Guardate che spettacolo di creature. E qui ce n'è veramente tante di queste trotine. Su uno posso provare nel laghetto successivo, anche se è un po' difficile visto che c'è un bell'albero nel mezzo. Ce l'abbiamo ed è anche carina questa. No! No! Questa era veramente bella! Solo che amo senza ardiglione, purtroppo facendogli fare una cascatella si è slamata. Però era veramente carina questa. Peccato. Fa parte del gioco. Comunque sembra che funzioni più il cucchiaino del gulp a sto giro. Provo a cambiare cucchiaino e vediamo un attimo se riusciamo a svoltare. Sono comunque molto felice che qui le trotte continuino ad esserci nonostante tutte le alluvioni degli ultimi anni. È un torrente miracolato questo. Ce l'ho. Oggi funziona mille volte di più il cucchiaino. All'amata di nuovo perfetta. Taglia non enorme, ma bellissima. Sembra funzionare di più il cucchiaino, però è molto più difficile da far nuotare, da gestire in acqua. Qui c'è un altro bellissimo laghetto, purtroppo con un enorme albero caduto sopra, ormai è da anni qui, non è roba dell'ultima ora. Ci sono molte trote dentro, ma c'è un perché è molto difficile pescarle e tirarle fuori, dato che l'albero praticamente copre tutta l'area superiore del laghetto e non permette di pescare, di andare in pesca bene. Adesso noi ci proveremo, io di solito andavo lì, però le trote mi vedevano. Adesso provo ad arrivarci da sotto, vediamo se qualcosa oggi esce. Ovviamente posso lanciare solo con la pizzicata.
E ce l'abbiamo la prima trotina. Purtroppo devo usare il guadino. Bene, ormai. E voilà. Piccola piccola. Sono arrivato nel laghetto più iconico. Vediamo se riusciamo a far uscire qualcosa. Slamato. Ha lamato un altro. Pure di taglia abbastanza carina. Ne abbiamo un'altra. Ne abbiamo un'altra. Incredibile. Incredibile. Bella questa. Questa è veramente di bella taglia. Bella. Questa è veramente bella. Questa è veramente una bella trota. Vai. Spettacolo, spettacolo. Spettacolo. Continuano a darci. Sono in frenesia alimentare pazzesca. C'è da dire, ovvio, condizioni perfette. Post pioggia, con evidentemente l'esca che piace a loro. Nello stesso laghetto ho avuto 3-4 mangiate. Roba mai vista. Ok, direi che per questo laghetto oggi ci ha dato più di quello che volevamo. Ora continuo a risalire. Ce n'era una veramente grossa qui. Ma veramente grossa. Qui conviene provare a cambiare esca. Proviamo con il gulp. Lasciando questo magnifico torrente, direi che come prima pescata del 2022 mi ha già dato veramente tante soddisfazioni. Lascio tranquille le poche trote ancora rimaste in questa vallata e mi giro e me ne vado verso casa. Pescata veramente spettacolare. Ci becchiamo al prossimo video. Scrivete nei commenti per qualsiasi domanda, lasciate un like e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!